Fratelli e sorelle nel Signore, oggi parleremo appunto, parleremo di Dio, di chi è Dio, per ricordare chi è Dio, quello che ha fatto, quello che fa e quello che farà anche in futuro. Ora, noi esaminando la Scrittura vediamo che Dio ha promesso, tra le cose che dobbiamo puntare la nostra attenzione, c'è quella di leggere le cose che Dio aveva promesso e sono già avvenute. Questa considerazione è importantissima perché? Perché se noi abbiamo visto che migliaia di anni fa Dio ha detto determinate cose, è venuto il tempo giusto che Dio ha stabilito, essendo arrivato il momento da Dio stabilito, le cose sono avvenute esattamente come lui aveva preparato e predetto. Se noi osserviamo tali cose, dobbiamo anche considerare il fatto che quelle che si de devono ancora avvenire, quelle che devono, che Dio deve ancora compiere, per certo si verificheranno, queste cose per certo avverranno, esattamente come sono avvenute quelle che lui aveva già predetto, quelle che lui aveva già promesso. E questo ci deve far, diciamo, ci deve fortificare nella fede, ci fortifica nella fede per quanto riguarda le cose che noi aspettiamo, per quanto riguarda le cose che noi speriamo, per quanto riguarda le cose che aspettiamo che devono avvenire in futuro, tra cui la risurrezione dei morti e il rapimento appunto della Chiesa dopo la risurrezione dei morti, regneremo con Cristo 1000 anni e vivremo col Signore per sempre. Quindi se Dio non fa cadere a terra nessuna delle sue parole, delle sue promesse, noi dobbiamo avere piena fiducia anche di tutto quello che Dio ha promesso di fare in futuro. Ma ora per conoscere, per parlare dell'Iddio che noi abbiamo conosciuto, nell'Iddio che ci ha meglio conosciuto, che ci ha salvati e nel quale noi riponiamo tutta la nostra fiducia, per conoscere questo Iddio andiamo a vedere quello che lui ha fatto. Perché noi riconosciamo l'Iddio, non tanto un Iddio che ci siamo preparati noi nella nostra mente, che ce lo siamo disegnato, che ce lo siamo strutturato di nostro senno. No, il nostro Dio, il suo carattere, quello che lui ha fatto, i suoi desideri, la sua volontà, quello che per lui va bene, quello che per lui va male, noi lo troviamo scritto nelle sacre scritture, nella parola di Dio. Quindi a quello noi ci dobbiamo attenere alla parola di Dio, quindi ciò che possiamo sapere di Dio, lo troviamo scritto nella sua parola. Quindi alla sua parola noi ci dobbiamo attenere. Non importa quello che noi pensiamo, quello che pensano gli altri di Dio. Noi qui la cosa diventa oggettiva. La volontà di Dio è quello che Dio è, quello che Dio fa. Noi lo possiamo vedere esclusivamente da due libri, sì. Uno è quello scritto che conosciamo tutti, che è la parola di Dio. L'altro libro è la creazione di Dio, perché anche dalla creazione di Dio noi vediamo che il creatore di tutto quanto, vediamo quanto è grande la sua sapienza, la sua intelligenza e quanto è grande la sua gloria nell'aver fatto tutto. A riguardo appunto della creazione, sì, perché partiamo appunto dalla creazione. Partiamo dalla creazione e leggiamo in Genesi al capitolo 1. Nel principio il Dio creò i cieli e la terra. E la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse: sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. E Dio chiamò la luce giorno,
e le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina e fu il primo giorno. Il Dio fece ogni cosa, ha fatto tutti i cieli, tre cieli e la terra, tutti i mondi, tutta la creazione, gli angeli, anche gli esseri viventi sulla terra, sulle acque, nel cielo che volano, gli uccelli del cielo che volano. Egli ha fatto tutto senza partire da un modello precedente. Cioè tutto quello che noi vediamo viene da qualcosa che non era preesistente, ha iniziato in un certo, tutta la vita ha iniziato in un certo momento. Gli unici che non hanno avuto inizio, l'unico o unici, come vogliamo chiamarli, che è la stessa cosa, la dobbiamo vedere nella stessa maniera, gli unici che non sono mai stati creati sono il Dio Padre, Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Queste tre persone che formano quell'unico e vero Dio non sono stati creati. Tutto il resto, invece, è venuto da un... prima non c'erano e hanno incominciato ad avere inizio dal momento in cui Dio li ha creati. Dal momento in cui Dio li ha creati. Voglio farvi notare che qui dice... Per ogni giorno, no? Il Dio ha creato tutte le cose in 6 giorni e il settimo si è riposato. Ma siccome su questi 6 giorni c'è molta speculazione, ci sono molti discorsi che dicono che sono delle ere, non erano dei veri giorni di 24 ore come oggi, come vediamo i giorni oggi, abbiamo visto cosa dice al primo giorno, quando il Dio ha fatto i cieli e la terra. C'è scritto così fu sera, poi fu mattina e fu il primo giorno. Quindi il primo giorno è costituito dal fatto che si è fatto sera e poi fu mattina. Che tipo di giorno era? Lo leggiamo al versetto 1:14, vediamo quando il Dio fece il sole e la luna e tutte le stelle del cielo. Perché nei primi tre giorni, le stelle del cielo e la luna e il sole non c'erano. Comunque c'era lo stesso la luce, si faceva sera anche nei primi 3 giorni, si faceva sera e calava la notte e si faceva tenebre, veniva la notte, perché così il Dio ha stabilito. Questo cosa ci fa comprendere? Ci fa comprendere che in realtà la luce, tutto quello che avviene perché è Dio che lo comanda, è Dio che ordina che ciò avvenga e avviene. Quando Dio ordina alla luce di venire, essa viene. Quando dice ritirati e viene le tenebre, perché è Dio che tiene il controllo di ogni cosa e questo è l'Iddio nel quale noi confidiamo, eh? È importante capire quello che fa perché è questo l'Iddio nel quale abbiamo rimesso la nostra vita, tutte le nostre vie, tutto il nostro cuore, i nostri sentimenti, nelle mani del quale noi mettiamo anche le nostre famiglie. Sì, perché noi preghiamo anche che Dio benedica le nostre famiglie. Cioè, noi non siamo in grado noi di proteggere i nostri figli, non siamo in grado di proteggere la nostra famiglia, le nostre mogli, le nostre sorelle, i nostri fratelli, non siamo in grado di fare nulla, è il Signore che fa ogni cosa. E allora, se sappiamo questo, ci rimettiamo nelle sue mani affinché Egli benedica noi e benedica anche i nostri familiari. Cercando prima il Signore, non facciamo altro che far scendere una grande benedizione anche sulla nostra famiglia. Magari uno dice, possono dire i familiari, ah, mi stai trascurando un po'. Sì, ma se io ti trascuro per fare cose mondane, allora hai ragione. Ma se io ti trascuro perché sto servendo il Signore, perché sto andando a predicare, perché sto andando a pregare, perché mi ritiro per pregare, e lì sì, uno lo fa, perché poi ritorni dal cielo una grande benedizione su tutta la famiglia. Quindi bisogna operare, avere fiducia in Dio, che non solo su di noi, ma anche su tutta la famiglia, e non importa che siano credenti o non credenti, eh. Il Dio
Quelli che lo servono, quelli che lo cercano con tutto il cuore, fa scendere una grande benedizione su di loro. Ma ora torniamo al quarto giorno. Al quarto giorno c'è scritto così. Questo perché voglio spazzare via dalle menti ogni pensiero sbagliato su questi 6 giorni, che erano 6 giorni, perché la scrittura così ci fa comprendere. Dal quarto giorno, dice al versetto 14, poi Dio disse: siamvi dei luminari nella distesa dei cieli, per separare il giorno dalla notte, e siano dei segni per le stagioni e per i giorni e per gli anni, e servano da luminari nella distesa dei cieli per dare luce alla terra. E così fu, e Dio fece i due grandi luminari, il luminare maggiore, per presiedere al giorno, il luminare minore per presiedere alla notte, e fece pure le stelle. E Dio li mise nella distesa dei cieli per dare luce alla terra, per presiedere al giorno e alla notte, e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina, e fu il quarto giorno, vedete? Il quarto giorno ci fa capire chiaramente che Dio fece le stelle del cielo e fece anche il sole e la luna, il luminare grande che presiede al giorno, il sole, e il luminare più piccolo che presiede alla notte, che è la luna. Ora, voi sapete bene che il sole e la luna sono qualcosa che ancora oggi noi vediamo. Che girano, no? Che girano, che, o meglio, la Terra, oggi sappiamo che è la Terra che gira attorno al Sole, ed è però otticamente, dal punto di vista visivo, no? Sembra che la Luna gira attorno alla Terra e che il Sole giri attorno alla Terra. Quindi visivamente le cose stanno così. Quindi tutto ruotando si alternano il giorno e la notte, anche le stagioni. Infatti qui dice. Qui parla anche di stagioni, perché il sole, cioè il giro che fa la Terra attorno al Sole, determina le stagioni. E determina le stagioni per quanto riguarda le varie parti della Terra, perché al nord, nella parte nord della Terra, no, dall'equatore al nord, quella boreale, la parte della Terra boreale, praticamente noi abbiamo l'estate nei mesi di giugno, luglio, agosto, no? Quei periodi lì, fino a settembre. Ma mentre per quanto riguarda l'Australia, l'estate è invece a dicembre. Questo è perché la Terra ha una certa inclinazione e in certi mesi dell'anno è vicina al Sole la parte australe, mentre in altri mesi dell'anno è più vicina al Sole la parte boreale. E questo, Dio, tutto questo l'ha stabilito Dio. L'ha stabilito Dio. E quindi ha stabilito ogni cosa affinché si alternino le stagioni. E queste ci saranno fino alla fine, fino a quando la terra non sarà distrutta poi col fuoco. Fino a quando Dio non creerà nuovi cieli e nuova terra. Ma intanto, se leggiamo come Dio ha fatto il quarto giorno, appunto, tutte le stelle e il sole e la luna, ci rendiamo conto che tutto co come gira oggi girava anche da quel momento che Dio ha fatto il sole, la luna e le stelle, tutto ha iniziato a girare, i mondi hanno iniziato a girare così come sta girando oggi, non è che giravano in un'altra maniera. Ora, concentrarsi su questo è importante perché così non si dà adito a pensare ad altri pensieri che dicono che queste erano ere geologiche in cui una scintilla fece nascere. No, qui non c'è nessuna era geologica, qui le cose stanno esattamente come Dio ha voluto che si scrivesse nella parola. Dio ha fatto i cieli, ha fatto tutte le cose in 6 giorni, così li ha volute fare. Non è che lui non sarebbe stato in grado di farle in un attimo, le avrebbe potute fare anche in un attimo, ma così gli è piaciuto, le ha volute fare in 6 giorni e in 6 giorni le ha fatte.
In 6 giorni le ha volute fare così. E i giorni che sono indicati lì, che si faceva sera e poi si faceva mattina, erano dei giorni come sono dei giorni oggi, né più né meno. Così il Dio ha stabilito e così è. Così avveniva. Quindi tutti quelli che vogliono interpretare in maniera diversa da quello che è scritto, devono spiegare poi determinate cose che non riescono a spiegare. Sì, a parole possono dire quello che vogliono, ma la scrittura è quella. Io credo a quello che dice la scrittura. Non credo a quello che uno si inventa nella sua mente. E Dio, quello che ci ha voluto far sapere della creazione è lì. Che ci sia sufficiente, che ci basti oppure no, è lì. Quindi, se c'erano ere geologiche, se c'erano altre cose, non ce le avrebbe fatte sapere. Se le cose stavano diversamente, ce le avrebbe fatte sapere. Altrimenti. Ci avrebbe, diciamo, lasciato qualcosa che ci sviava dalla verità. Invece no, così come è scritto, noi ci atteniamo a quello che è scritto. Come abbiamo visto, il Dio ha fatto i cieli e la terra. Altre cose che Dio ha fatto, quindi questo ci fa vedere quanto è grande la potenza del Dio vivente che ha fatto i cieli, ha fatto la terra. E ha fatto tutte le cose, anche gli angeli, anche gli esseri che per noi sono invisibili, anche gli angeli sono stati fatti da Dio. Quindi, siccome in Giobbe è scritto che quando il Dio creava i cieli e la terra, allora andiamo a leggere in Giobbe. Allora, risposta dell'Eterno a Giobbe. Allora, capitolo 38 di Giobbe, qui è l'Eterno che risponde a Giobbe e gli dice queste parole, gli fa anche delle domande. 38,5: chi ne fissò le dimensioni, giacché tu il sai, o chi tirò sovressa la corda da misurare? Qui sta parlando della creazione di Dio, quindi rimaniamo in tema. Su che furono poggiate le sue fondamenta, o chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutti assieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo. Ecco, qui il Dio, quando creava i cieli e la terra, praticamente, gli angeli, vedete, erano già presenti. Erano già presenti, li chiama appunto i figli di Dio. E erano già presenti e gridavano, vedete, e davano in gridi di giubilo. Il Dio, mentre creava praticamente i cieli e la terra, vi erano gli angeli che gridavano, giubilavano là nel cielo. Con il Signore. E questo è quello che Dio ha fatto. Quindi Dio ha fatto sia gli esseri visibili, quello che noi possiamo vedere con gli occhi, e sia quelli, gli esseri invisibili, che sono angeli e sono i demoni, che possiamo vederli solamente se ce lo concede Dio di vederli. Guardate bene, perché ci sono, ma è Dio che deve farceli vedere. Se Dio vuole che noi li vediamo, altrimenti, però dobbiamo lo stesso credere che ci siano, che esistano. Ci sono degli angeli attorno a noi che ci proteggono, come anche ci sono gli angeli, come anche esiste Satana, che è un angelo decaduto, come anche esistono altri angeli decaduti, così come anche esistono dei demoni, degli spiriti a noi contrari. Agli uomini contrari che hanno una determinata loro forma. Sono degli esseri spirituali questi, mentre noi siamo degli esseri terreni, materiali, e gli angeli sono degli esseri solamente spirituali. Quindi noi abbiamo una parte, siamo composti da una parte spirituale, che è l'anima e lo spirito. Ma abbiamo anche una parte, diciamo, siamo fatti anche di una parte materiale,
che è il corpo. Cioè, mentre con l'anima, l'anima può uscire dal corpo e può viaggiare in determinati posti. Quella è la nostra parte spirituale. Mentre il nostro corpo, quello attuale, ha dei limiti, ha molti limiti. Quindi, mentre l'anima può innalzarsi, no, nell'aria, verso il cielo, il corpo non può farlo se non ha, se non attraverso altri mezzi, come altri mezzi sempre inventati dall'uomo. Oppure che non sia il Dio che lo sollevi anche col corpo, perché Paolo disse una volta, ha scritto ai Corinzi, che fu rapito fino al terzo cielo e se era col corpo non sa, non sapeva se era col corpo o senza il corpo. Perché in cielo si può essere rapiti sia con il corpo, quindi tutto per intero, corpo, anima e spirito, ma si può essere rapiti anche solamente con l'anima, cioè il corpo rimane qui sulla terra e l'anima può essere rapita e portata su nel cielo. Questo lo vediamo, questo lo abbiamo sentito tante volte da diverse testimonianze, no? di fratelli che anche prima di convertirsi magari erano in procinto di morire, erano e la loro anima ha visitato l'inferno, ha visitato il paradiso, ha visto la nuova Gerusalemme. Ecco, questi fratelli hanno visto queste cose, quindi erano lassù solamente con l'anima, mentre il corpo rimaneva sulla terra. Però può avvenire anche che uno sia rapito in cielo anche con il corpo, e questo la scrittura lo ammette. Infatti dobbiamo anche concludere questa parentesi che ho voluto aprire. Bisogna anche considerare che ci sono nel cielo due persone che sono state rapite da Dio col corpo, con l'anima e con lo spirito per intero, in attesa di essere mandati per una missione qui sulla terra. E questi sono il profeta Elia e anche Enoch, che comunque ai suoi tempi ha profetizzato, come è scritto in Giuda. Quindi questi due saranno. Enoch ed Elia saranno i due profeti, i due testimoni che saranno mandati da Dio negli ultimi tempi, quando poi verrà la bestia, l'anticristo e il falso profeta. Quindi abbiamo visto che Dio ha fatto i cieli e la terra. Ora vediamo, andiamo a leggere altre cose che Dio ha fatto, perché oggi stiamo parlando. Citiamo alcune delle cose, perché Dio ne ha fatte tante, io ne citerò solo alcune che Dio ha fatto, che Dio fa ancora oggi, che ha fatto e che fa ancora oggi e cose che Dio poi farà anche in futuro. Quindi rimanendo in Genesi, leggiamo, andiamo a leggere, c'è stato un momento in cui gli uomini nella terra sono diventati malvagi e questo ci serve per comprendere che Dio è un giusto giudice, non lascia impunito il colpevole. Leggiamo al capitolo 7, di Genesi, che al capitolo 6 si legge che gli uomini hanno cominciato a corrompersi, la malvagità è cresciuta in maniera esponenziale, in maniera terribile, che il Dio si è dispiaciuto di questo male che gli uomini stavano compiendo sulla terra. E si è adirato, e questo per comprendere, siccome l'Iddio che ha fatto i cieli e la terra è anche lo stesso Dio che ha mandato il diluvio su tutta la terra per distruggere tutti gli uomini che erano sulla terra e anche tutti gli esseri che, diciamo, su quali vi era un alito di vita. Interessante questo passaggio, quando il Signore dice che avrebbe distrutto tutti quegli animali che avevano un alito di vita. No, che respiravano praticamente. E mentre per i pesci, no, per i pesci non ci fu problema. Praticamente il Dio lasciò che i pesci vivessero perché ci fu il diluvio, la terra
La terra che era emersa fu sommersa da tutte le acque, ma il problema si ebbe, diciamo, il problema l'hanno avuto solamente gli uccelli e tutti quegli animali che vivevano sulla terra, sul quale era un alito di vita, un soffio vitale. Mentre per quanto riguarda tutti gli animali che vivevano nelle acque, invece quelle furono salvate, compresi i mammiferi, perché erano nell'acqua, e anche se quelli respiravano aria, i mammiferi nell'acqua, anche quelli come i delfini, no? Le balene, le orche, anche quelli respiravano aria. Ma tutti quegli animali comunque che vivevano nelle acque non sono stati distrutti, mentre quelli che erano sulla terra, che avevano bisogno della terra, sono stati distrutti. E c'è scritto, infatti, ad esempio, leggiamo questo passaggio in Genesi, non leggo tutto perché sono diversi capitoli, leggo solo delle parti che riguardano il diluvio. Al capitolo 7, versetto 1 di Genesi. E l'Eterno disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, poiché ti ho veduto giusto nel mio cospetto. In questa generazione d'ogni specie di animali puri, e ti ho veduto giusto in questa generazione. E poi insieme a Noè salirono determinati animali nell'arca prima della venuta del diluvio. Voglio farvi notare questo: il Dio è vero che si è adirato con la terra, con gli uomini della terra, è vero che ha mandato una grande distruzione, però cosa gli ha detto a Noè? A Noè gli ha detto: t'ho veduto giusto nel mio cospetto. Quindi il Dio non tratta il giusto nella stessa maniera come tratta l'empio. Non li tratta nella stessa maniera. Questo è importante che noi lo notiamo. Cioè, i giudizi che Dio manda sopra gli empi non li manda sopra i giusti. E ora, oggi, chi sono i giusti? I giusti sono quelli che sono stati rigenerati spiritualmente da Dio stesso. Sono quelli che lo Spirito Santo li ha vivificati spiritualmente, che gli ha dato quella fede per credere nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto sulla croce, spargendo il suo sangue e purificando chi aveva fede in lui, purificandoli da ogni peccato. Quindi Dio ha resi giusti coloro che aveva predestinato a renderli giusti, quindi sono giusti. Noi siamo giusti non perché abbiamo compiuto delle opere, noi che abbiamo creduto nel Signore nostro Gesù Cristo, siamo dei giusti, ma non perché abbiamo compiuto delle opere giuste o delle opere meritevoli. No, perché Dio si è compiaciuto di avere misericordia di noi e di farci nascere di nuovo. Ecco, anche oggi quindi ci sono i giusti, e i giusti non sono trattati come gli empi. L'ira di Dio è sopra gli empi, sopra quelli che non conoscono il Dio. È chiaro che se uno è giusto e abbandona la sua giustizia, è chiaro che dopo rientra sotto l'ira di Dio, se uno abbandona la giustizia di Dio, abbandona la sua giustizia, abbandona il Signore. È chiaro che rientra sotto l'ira di Dio. Ma comunque vale la regola principale, che è quella che i giusti, quelli che Dio ha reso giusti, diciamo, non sono sotto la sua ira. Quindi il Dio punisce gli ingiusti, punisce gli empi, punisce i malvagi, anche i ribelli. Li punisce, però non punisce l'empio insieme al giusto, capite? Infatti la terra fu distrutta dalle acque, ma il giusto Noè con la sua famiglia non perì insieme agli altri. Ci fu una differenza. E Dio questa l'ha considerata. Questo vuole dire anche che in mezzo a tutti gli altri uomini che perirono, tutti gli altri uomini che perirono
Non vi era nessun altro giusto. Questo vuole dire. Questo è importante. Vediamo quando Dio ha mandato il suo diluvio, leggiamo al versetto 17, 7:17 di Genesi. E il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca, che fu levata in alto d'in sulla terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. E le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra e tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti. Un cubito è mezzo metro circa, quindi 15 cubiti, stiamo sui 7 metri e mezzo, 8. E le montagne furono coperte e perì ogni carne che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili d'ogni sorta, striscianti sulla terra, e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta ed aveva alito di vita nelle sue narici morì. E tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo furono sterminati di sulla terra. Non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca, e le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. Questo è importante, vedere questo, come anche possiamo vedere anche Sodoma, i giudizi che Dio ha mandato sull'Egitto. E Dio ha distrutto la terra, e Dio ha distrutto una città, quindi ha distrutto tutta la terra, vedete, ha distrutto tutti gli esseri viventi che erano sulla terra, su tutta la terra, perché il diluvio era universale. E Dio ha visto che anche la città di Sodoma e di Gomorra erano malvagie e Dio le ha punite, le ha distrutte. Ha salvato Lot, il giusto Lot, insieme alla sua famiglia, alle sue figlie, e a sua moglie. Ha mandato degli angeli a tirarli fuori da quelle città, perché Dio non distrugge gli empi insieme ai giusti. E Dio fa distinzione. Questo lo ripeto per farvi comprendere che non bisogna preoccuparsi quando ci saranno i tempi richiamati dall'Apocalisse, quando verranno i giudizi di Dio sugli empi, la Chiesa sarà protetta perché Dio non manda i suoi giudizi contro gli empi e colpisce anche i giusti. Cioè, i giudizi di Dio non sono come le armi degli uomini che possono colpire anche l'innocente. Il Dio non colpisce l'innocente, Dio colpisce solo quelli che sono meritevoli di essere colpiti, secondo la volontà di Dio. Quindi tutta la terra è stata distrutta. Poi è stata distrutta anche Sodoma e Gomorra, perché la malvagità di Sodoma e di Gomorra era diventata grande agli occhi dell'Eterno. Vedete, queste città furono distrutte. Non solo, poi ci fu un popolo, una nazione che teneva prigionieri il popolo di Dio e non lo voleva lasciare. E Dio mandò dei giudizi, le 10 piaghe dell'Egitto, le mandò contro il popolo d'Egitto, piegando quel popolo, punendolo gravemente perché non obbediva all'ordine che Dio aveva dato, quello di liberare il suo popolo, e Faraone non lo volle fare. Quando scendevano le piaghe sull'Egitto, il popolo di Israele non era colpito, capite? Questo è importante. Il Dio è grande, potente. Il Dio manda i suoi giudizi potenti e tremendi sopra i malvagi, sopra gli empi. Ma dobbiamo però sapere che questi tremendi giudizi di Dio che scendono sulla terra e sugli uomini
non colpiscono la persona sbagliata. Quando Dio manda i suoi fulmini tra i suoi giudizi, no? Ci sono anche i fulmini, ci sono le alluvioni, ci sono le carestie, le pestilenze. Quando Dio manda qualcosa contro un popolo, contro una nazione, contro tutta la terra o contro anche solo una persona, una famiglia, egli lo fa a giusta ragione, anche se noi possiamo non sapere le ragioni precise. Ma il Dio non colpisce qualcuno ingiustamente e non lo colpisce senza motivo. E non sbaglia la mira in maniera assoluta. Egli non è un uomo che può sbagliare quello che fa. Quindi Dio, vedete, tra le cose che Dio ha fatto, ci sono anche i suoi giudizi che ha mandato sulla terra. Questi sono i giudizi che noi possiamo leggere nelle Sacre Scritture. E Dio li ha mandati, ma questo vuole anche dire che Dio, se la terra raggiunge, se le città e tutta la terra raggiunge determinati livelli di malvagità, se delle città, delle nazioni, dei popoli diventano malvagi come lo era Sodoma e Gomorra, questo che abbiamo letto significa che può ripetersi anche oggi, può ripetersi anche domani, si è potuto ripetere da quel giorno anche nei secoli passati. Infatti, Pompei, Ercolano, quelle città che erano vicine al Vesuvio, che furono distrutte potentemente da Dio attraverso il vulcano, furono distrutte per la loro malvagità. Quindi vedete, Dio non è che ha colpito solamente delle città che sono scritte nell'Antico Testamento e in Genesi, non ha colpito solo Sodoma e Gomorra, non ha colpito solo il popolo dell'Egitto. Dio ha colpito molti altri popoli. Ad esempio, i Maya, che sono scomparse come civiltà, avevano una caratteristica particolare, che si trovavano al centro nel Centro America. La loro caratteristica era quella che offrivano dei sacrifici umani ai loro dei, e quindi avevano una malvagità che non era comune, e infatti scomparirono. Sono scomparsi come popolazione. Se sarà rimasto qualcuno, si sarà disperso insieme ad altri popoli, ma ormai quel popolo lì, i Maya e altre popolazioni lì del Centro America, sono scomparsi per la loro malvagità. Così come Israele, quando entrò nella terra promessa, che c'erano i Cananei ed altri popoli, il Dio li fece distruggere perché erano malvagi. Cioè, il popolo di Israele distrusse delle popolazioni, no, che non erano popolazioni solo che occupavano quella terra, ma erano popolazioni malvagie che compivano ogni tipo di malvagità. E Dio a quelle nazioni le colpì attraverso la spada del suo popolo. Quindi il Dio ha colpito chi voleva colpire nel passato e lo continuerà a fare ancora oggi, quando lui vorrà. Colpirà una nazione, colpirà una città, la distruggerà con il terremoto, con un maremoto, con fuoco dal cielo, perché Dio si è fatto scendere il fuoco dal cielo in passato. Non è che oggi non lo può far scendere di nuovo, eh? Attraverso un vulcano, attraverso il Dio, può decidere come vuole lui, e i malvagi li può colpire come li ha colpiti in passato, perché il Dio non muta. Il nostro Dio, nel quale noi confidiamo, non è mutato e rimane sempre lo stesso. Quindi l'ira sua è sempre contro coloro che fanno il male. E lui è a favore di quelli che invece fanno il bene, di quelli che sono chiamati giusti, di quelli che lui ha salvato, di quelli che lui ha avuto misericordia, se questi si mantengono e perseverano naturalmente nel bene operare. Se lo abbandonano, se abbandonano il Dio, rientrano tra quella categoria dei ribelli
si mettono assieme agli empi su cui scenderanno i giudizi potenti di Dio. Il Dio, quindi, il Dio giudica i malvagi. Il Dio è anche un guerriero. Leggiamo in Esodo. Dopo che Dio mandò i suoi giudizi sopra l'Egitto, che il popolo di Israele uscì dall'Egitto attraverso il Mar Rosso, poi l'esercito egiziano che seguiva per ricatturare il popolo di Israele, lo seguì anche dentro il Mar Rosso, furono travolti dalle acque e furono distrutti. Da questa grande liberazione il popolo di Israele si mise a gioire, a cantare. E la scrittura ci dice questo, capitolo 15 di Esodo, dal versetto 1 leggiamo. Allora Mosè e i figlioli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero così: Io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza, è l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò. È l'Iddio di mio padre, io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno. L'Eterno è un guerriero. L'Eterno scende in battaglia con il suo popolo. L'Eterno è sceso in battaglia con il popolo di Israele. Ma che dopo leggiamo, infatti, qualcosa che riguarda la discesa in guerra di Dio con il suo popolo. Perché vinceva Israele certe battaglie? Le vinceva perché riponevano la loro fiducia in Dio e combattevano le loro battaglie. E questo avveniva in passato. Oggi che cosa avviene? Anche noi, anche i figlioli dell'Iddio Altissimo che ci sono oggi, combattono le loro battaglie, attraversano delle prove, hanno delle battaglie da compiere e queste vengono compiute, dobbiamo sapere che vengono compiute sapendo che Dio è davanti a noi a combattere le nostre battaglie. Noi vinceremo tutte le nostre battaglie, tutte le nostre difficoltà, noi le vinceremo se il Dio combatte per noi, perché se Dio non è per noi non vinceremo nessuna battaglia. Quando noi vinciamo, quando noi combattendo le nostre battaglie, perché purtroppo siamo in guerra, non siamo in vacanza su questa terra, noi figlioli di Dio abbiamo una pace e la serenità dentro i nostri cuori. Ma di fuori siamo in continua battaglia con tutti quelli che ci capitano, con i colleghi di lavoro, con i vicini, anche con dei fratelli, con quelli che si fanno chiamare fratelli, che ci contrastano sulla verità, che ci combattono. Contro i massoni, contro i cattolici, siamo contro tutti quelli che si elevano contro la verità. Noi stiamo combattendo per la verità, contro la menzogna e contro le tenebre. Quindi combattiamo le nostre battaglie. Ecco, le nostre battaglie noi le combattiamo, è vero, ma è Dio che combatte davanti a noi, perché Dio è un guerriero. Noi stiamo combattendo tutti i giorni. Ebbene, il Dio è un guerriero, lo abbiamo appena letto. Il Dio non è mutato, era un guerriero prima ed è un guerriero ancora oggi. Non è cambiato. E quindi è lui che dava la vittoria al popolo di Israele, ma è lui che ci dà la vittoria anche oggi. Se andiamo a leggere una battaglia, perché ce ne furono tante di battaglie in cui Dio ha combattuto. La caduta di Gerico, ad esempio, perché è potuta avvenire? Perché una città così forte, con delle mura che erano spesse, aveva delle mura a Gerico alte e larghe,
Il popolo di Israele non avrebbe mai potuto assaltare quella fortezza, non ce l'avrebbe fatta a vincerla. Come ha vinto? Come ha vinto Israele? Adesso leggiamo. Capitolo 6 del libro di Giosuè, 6:1. Or Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figlioli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E l'Eterno disse a Giosuè: Vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti, dunque, uomini di guerra, circuite la città facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che, quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo darà in un gran grido e le mura della città crolleranno. E il popolo salirà ciascuno diritto dinanzi a sé. E così avvenne, così Dio aveva detto a Giosuè, così fecero, e così avvenne. Le mura di Gerico crollarono, non perché il popolo di Israele aveva la forza sufficiente per abbattere quel nemico. Avvenne la vittoria, avvenne grazie a Dio che fece cadere le mura. Il Dio fa cadere tutte le mura che tra noi e la vittoria, capite? Come le ha fatte cadere al tempo di Gerico, così il Dio fa cadere tutti quei muri che noi vediamo insormontabili, tutti quei muri che ci dividono dalla vittoria nella nostra battaglia. Ma perché vinsero? Perché il popolo di Israele riposero la loro fiducia in Dio che ha combattuto per loro. Quindi noi ancora oggi dobbiamo sapere che stiamo continuamente combattendo delle battaglie. E queste battaglie le possiamo vincere solo ed esclusivamente se riponiamo la nostra fiducia in Dio, nell'Iddio che è un guerriero, nell'Iddio che scende in battaglia per il suo popolo, per i suoi figlioli. Ed è lui che ci darà la vittoria in tutte le nostre battaglie. Non importa che tipo di battaglie siano. Se la nostra moglie non è convertita, se il nostro marito non è convertito, se i nostri figli non sono convertiti, se i nostri parenti non sono convertiti, se i fratelli ci fanno guerra, se ci disprezzano, se ci maltrattano, qualsiasi cosa succeda, noi abbiamo la vittoria solamente nel nome di Gesù Cristo, solamente perché il Dio è un guerriero e combatte davanti a noi le nostre battaglie. È per questo che noi avremo la vittoria sempre se avremo fiducia nel Dio vivente e vero. Quindi è nella fede in Dio che abbiamo la nostra vittoria. Abbiamo visto quindi che Dio ha mandato i suoi giudizi, ha mandato quindi al passato giudizi. Ha combattuto contro le città. Ma ora vediamo, la scrittura ci parla anche che Dio manderà, come ho già accennato, manderà i suoi giudizi, li manderà ancora. E sta scritto, se noi andiamo a leggere, prendiamo il libro di Apocalisse, adesso andiamo a leggere qualche passaggio in Apocalisse per leggere i giudizi che Dio manderà, quindi stiamo parlando al futuro. Ora, se si sono adempiute le parole che Dio aveva promesso, si sono adempiute, si adempiranno anche tutte le altre, si adempiranno tutte le altre che Dio ha promesso, che Dio ha lasciato scritte nella sua parola. Perché Dio non è un uomo, egli non può mentire, non può. Non è che non vuole solamente, non può mentire. Il Dio non ha motivo di mentire, capite?
Se quando uno mente ha un motivo per mentire, non vuole dire la verità, si vuole nascondere. E Dio, dove si deve nascondere? Cioè, per quale motivo dovrebbe mai dire una menzogna all'uomo o a chi che sia? Non può mentire, ecco perché Dio non può mentire. Egli fa quello che vuole, e quello che è scritto, quello che ha detto che farà, egli alla fine lo farà, non mancherà di nulla. Tra le cose che lui ha preannunciato di fare, ci sono altri giudizi potenti che Dio manderà sopra gli empi. In Apocalisse leggiamo, ne leggiamo solo alcuni, non li leggiamo tutti i giudizi di Dio che manderà, che ha mandato e che manderà. Apocalisse capitolo 8, al versetto 7, leggiamo. E il primo sonò. E vi fu grandine e fuoco mescolati con sangue che furono gettati sulla terra. E la terza parte della terra fu arsa. E la terza parte degli alberi fu arsa. Ed ogni erba verde fu arsa. Vedete, una terza parte della terra sarà distrutta dal fuoco, sarà arsa dal fuoco. E questo è scritto che avverrà sulla terra e al suo tempo. E questo avverrà, è scritto e avverrà. I giudizi di Dio cadranno ancora sulla terra, perché è scritto che cadranno. Naturalmente noi sappiamo che Dio sa preservare i giusti. Egli è potente e glorioso anche da preservare i giusti. Non saranno puniti insieme agli empi. Quindi questi giudizi non devono spaventarci. Questi giudizi che Dio manderà non devono assolutamente farci temere nulla. Perché? Perché Dio sa preservare i giusti dalle punizioni, dai giudizi. Però punirà la terra, gli empi li punirà di certo. Io sto battendo molto sul fatto dei giudizi di Dio, perché su questo punto si è levata una voce sbagliata, purtroppo, forse spinta dalla massoneria, spinta dai falsi insegnanti, che praticamente vogliono vedere un Dio solamente misericordioso che non manda giudizi e non punisce nessuno. Ma io l'avrei preferito, dico la verità. Io, se devo preferire un Dio che punisce, un Dio che è solo misericordioso, preferivo un Dio solo misericordioso. Ma se mi devo attenere a quello che è scritto nella parola, quindi quello che penso io, quello che vorrei io, no? Nella mia mente, nei miei pensieri, nella mia opinione, ecco, se io dovessi formare una mia opinione, sarei più sul non mandare giudizi, ma la mia opinione non conta niente. L'opinione di un uomo, la mia e degli altri, non conta niente quello che vorrebbero che fosse. Quello che conta è solamente quello che è scritto nella sua parola. E nella sua parola è scritto che Dio ha mandato i suoi giudizi, come abbiamo già detto. E li manderà ancora. Li manderà in questi tempi, dove lui vorrà e contro chi vorrà, e li manderà anche in futuro. Noi leggiamo, appunto, quindi abbiamo visto quello che Dio, i giudizi che ha mandato in passato, ma ci sono giudizi che Dio manderà anche in futuro. E nell'inframezzo, tra quelli che abbiamo letto che ha già mandato e quelli che manderà, ci sono quelli che manda periodicamente contro città, contro nazioni, contro famiglie e anche contro dei singoli. Il Dio manda ancora i suoi giudizi, perché è così che avviene. Possono dire tutto quello che vogliono i nemici di Dio e i nemici della verità. Possono dire che il nostro Dio è un Dio malvagio, possono dire tutto quello che gli pare. Il nostro Dio è giusto, il nostro Dio è buono. E ha detto che punisce l'iniquità dei malvagi e la punisce. Non viene meno la sua parola. Egli quello che ha detto lo fa. E abbiamo visto qui in questo versetto che una terza parte della terra viene arsa, ma leggendo ancora avanti,
Qui voi sapete, l'Apocalisse c'è tutta una serie di aperture, di suggelli, il suono delle trombe. Ecco, in ogni momento che questi, tutte queste cose individuano un momento particolare che deve ancora avvenire. E tra le cose che avverranno, abbiamo letto che un terzo della terra sarà arsa, ma non basta solo quello, avverranno anche altre cose. Al versetto 10 leggiamo: poi suonò il terzo angelo e cadde dal cielo una grande stella ardente come una torcia e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti delle acque. Il nome della stella è Assenzio e la terza parte delle acque divenne Assenzio e molti uomini morirono a cagione di quelle acque perché erano divenute amare. Vedete, molti uomini morirono. È scritto anche che avverrà, vedete, questa sarà sicuramente una stella, un meteorite, qualsiasi cosa sia. Dice, verrà dal cielo in maniera come una torcia, no? Infatti, quando un meteorite entra nell'atmosfera terrestre, si incendia. Si incendia, infatti, quando noi diciamo una stella, vediamo, la chiamiamo la stella cadente. Vediamo quella luce, è praticamente un meteorite che attraversando l'atmosfera terrestre si incendia, prende fuoco. E quindi vedete, qui avverrà questo, che questa particolare meteorite che cadrà sulla Terra avrà questo effetto. Un terzo delle acque, quelle buone da bere, diventeranno mare, diventeranno assenzio e faranno morire molti uomini. E questo è un giudizio che verrà. Un giudizio scritto da Dio, preannunciato da Dio nella sua parola, è scritto che avverrà e sicuramente avverrà. Non ci sarà nessuno che potrà fermare la mano di Dio affinché queste cose non si compiano. Nessuno potrà fermare la mano di Dio. Egli quello che ha detto lo farà perché non può mentire, non può mentire il nostro Dio. Quello che ha detto lo farà. Ancora un altro passaggio, sempre più avanti, al versetto 12. Poi suonò il quarto angelo e la terza parte del sole fu colpita e la terza parte della luna e la terza parte delle stelle affinché la loro terza parte si oscurasse. E il giorno non risplendesse per la sua terza parte, e lo stesso avvenisse nella notte. Vedete, quindi ci sarà un oscuramento. Ci sarà un oscuramento di quei luminari che abbiamo letto all'inizio, che Dio aveva creato per il giorno, con il grande luminare per il giorno e il luminare più piccolo per la notte. Questi si oscureranno di una certa misura perché Dio avrà così stabilito. E questo avverrà solamente nel momento in cui Dio vorrà farlo, non quando vuole l'uomo o in altri momenti. Questo avverrà quando Dio ha stabilito. Questi sono i giudizi di Dio. Questi, e ne ho citati solo alcuni, ne ho citati solo alcuni, ma ce ne sono tanti altri, che Dio ha mandato e che manderà sulla terra, sui malvagi. E questo è il nostro Dio. Il nostro Dio che è anche misericordioso. Badate bene, noi abbiamo visto la giustizia di Dio nel mandare i suoi giudizi sulla terra, nel far morire le persone, perché Dio è giusto. Il Dio è giusto, ma il Dio è anche misericordioso. Ora andiamo a leggere. Ora andiamo anche a leggere dei passaggi biblici che ci fanno capire quanto il Dio è misericordioso verso gli uomini. Quindi Dio non è solo un Dio di giustizia che punisce l'iniquità dei malvagi, ma il Dio è anche misericordioso, è buono, è lento all'ira. E leggiamo quando nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, dal versetto 46,
dove Maria disse, sospinta dallo Spirito Santo, disse queste parole. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, poiché egli ha riguardato la bassezza della sua ancella, perché ecco, d'ora innanzi tutte le età mi chiameranno beata, poiché il potente mi ha fatto grandi cose, santo è il suo nome, e la sua misericordia è di età in età per quelli che lo temono. Vedete? Cosa comprendiamo? Ci fermiamo al versetto 50. La sua misericordia è per quelli che lo temono. Però per temere Dio devi averlo conosciuto e devi sapere che Dio manda anche i suoi giudizi. Perché purtroppo il fatto di predicare togliendo i giudizi di Dio si toglie anche il timore di Dio dal cuore delle persone. Si toglie questo timore dei giudizi di Dio e quindi le persone diventano senza freno nel commettere il peccato, nel fare il male, sono senza freno. Però se questi cominciano, non hanno timore di Dio e si lasciano andare al peccato, la misericordia di Dio non è con loro, diventano ribelli e quindi, loro saranno soggetti, queste persone saranno soggette ai giudizi di Dio. A differenza di coloro che invece temono il Dio, quelli che temono il Dio in ogni momento, che sanno bene che Dio può punire le malvagità che uno commette, le iniquità, i peccati che uno commette. Ed è per questo che noi, presi dal timore di Dio, quando sbagliamo, perché purtroppo sbagliamo tutti, sbagliamo anche noi, ci inginocchiamo davanti a Dio dopo aver sbagliato e confessiamo i nostri peccati, gridando a Dio e temendolo, avendo timore di Dio e gridando a Lui, confessando i nostri peccati, affinché Egli, essendo fedele e giusto, ci rimetta i peccati. Quindi vedete, chi teme il Dio poi chiede perdono e confessa i suoi peccati. Chi non teme il Dio invece... Ah, quella, io parlo dei fratelli, di alcuni fratelli adesso che predicano contro la confessione dei propri peccati commessi. Infatti ce ne sono alcuni anche tra i riformati, tra i calvinisti. Come dire, Gesù è morto per i nostri peccati, ce li ha purificati tutti. Sì, quelli che abbiamo confessato e quelli che Dio ci ha perdonati, quelli ci ha purificati, quelli che commettiamo di volta in volta, li dobbiamo chiedere a Dio di nuovo perdono, non di tutti quelli già perdonati, ma di quelli che abbiamo commesso che non sono stati ancora perdonati. Qualcuno può dire: allora, se mi dimentico di dirne qualcuno, non mi viene perdonato, se è obbligatorio confessarli, come è scritto in prima Giovanni? Nella prima epistola di Giovanni, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati, no? Vi ricordate? Ne abbiamo parlato qualche volta scorsa. Ebbene, la scrittura ci insegna anche, nei Salmi è scritto, di chiedere perdono anche dei peccati che ci sono occulti, quelli che non ci ricordiamo, che non sappiamo di aver commesso o che in quel momento non ci ricordiamo. Quindi non rimane nessun peccato fuori dalla nostra confessione. Quindi la confessione non è una limitazione al perdono dei peccati, ma anzi, è un elemento, un presupposto necessario per ottenere il perdono dei peccati, confessarli a Dio, riconoscerli. Riconoscere quindi che Dio è giusto, temere Dio, temere appunto sapendo che Dio, se uno non chiede perdono dei propri peccati, incorrerà nei giudizi di Dio. Vedete, questo vuol dire temere Dio. E qui Maria cosa ha detto, ispirata dallo Spirito Santo? Ha detto che la misericordia di Dio è per coloro che lo temono. E quindi dobbiamo coltivare il timore di Dio, dobbiamo coltivarlo in noi e lo dobbiamo sviluppare anche nei fratelli, anche quelli che non lo vogliono sentire.
E come si sviluppa il timore di Dio? E con i giudizi di Dio, con le sue testimonianze quando lui ha operato nel punire i malvagi. Quindi, citare i passaggi quando Dio fece morire Anania e Safira per aver mentito allo Spirito Santo, quando Dio mandò un angelo a percuotere Erode perché non diede tutta la gloria a Dio, vedete? Quando Dio faceva morire e ammalare i corinzi che non prendevano la Santa Cena degnamente, tutto questo deve far tremare i credenti. Non di paura che ti blocca, ma di temere Dio. Bisogna temere Dio, bisogna coltivare, alimentare anche il timore di Dio, sia in noi stessi. Questi passaggi, quando li leggiamo, sono passaggi che ci fanno comunque tremare, ci fanno temere Dio, perché Dio va temuto. Gesù ha insegnato che bisognava temere Dio, l'ha insegnato. Che bisognava temere colui che può far perdere e il corpo e l'anima nella Geenna. Cioè Gesù ha insegnato di non temere il diavolo, Satana, perché lui può al limite farci morire carnalmente, il corpo può farci dei danni al corpo, ma non può scaraventare l'anima all'inferno o dopo nello stagno di foche di zolfo, non può scaraventare la nostra anima in quei luoghi. Possono, i nostri persecutori possono toglierci questa vita di questo corpo, però, ma non possono toglierci la vita eterna, capite? Quindi noi dobbiamo temere piuttosto, Gesù l'ha insegnato, dobbiamo temere piuttosto il Dio che può togliere la vita eterna, può gettare le anime all'inferno, le può gettare nello stagno di fuoco. È quello che dobbiamo temere. Questo è il timore. Timore che porta il Dio ad avere misericordia di coloro che lo temono, no? Perché se uno lo teme, lo riconosce per quello che è. Se uno non lo teme, è un po' come se lo sfidasse, no? Io faccio il male, tanto il Dio è buono e quindi non mi succede niente. Perché devo fare il bene? Se faccio il male, che ho più soddisfazione, tanto il Dio non mi fa niente, capite? E allora questo è sfidare Dio, eh? Questo è tentare Dio, sfidare Dio, e allora i giudizi scendono. I giudizi di Dio scenderanno contro queste persone che si scagliano, che disprezzano la parola di Dio, che disprezzano il Dio con la loro mancanza di timore. Quindi il timore di Dio va coltivato, fratelli, bisogna leggere anche quei passaggi dove i nostri fratelli sono stati puniti. Sono stati puniti, quindi dobbiamo leggerli per temere che anche noi possiamo incorrere negli stessi giudizi se noi facciamo le medesime cose, se ci diamo alla fornicazione, all'adulterio, a certe immondizie. Sappiate che se un credente si dà alla fornicazione o all'adulterio, e Dio lo punirà come punisce gli adulteri e i fornicatori, né più né meno. Se non si ravvede, infatti a Jezebel, vi ricordate? L'adultera e fornicatrice Jezebel, gli disse Gesù, stiamo parlando di Gesù che gli ha detto quelle parole, dopo che fu risuscitato dai morti. Quindi siamo in piena sotto la grazia. E Gesù disse a questa donna, Jezebel, se non si sarebbe ravveduta, l'avrebbe a lei messa in un letto di dolore, quindi l'infermità l'avrebbe colpita, ma avrebbe messo anche a morte i suoi figlioli, i suoi figlioli. Quindi vedete, per la sua fornicazione e il suo adulterio, come il rischio era gravoso, sicuramente non temeva il Dio. Sicuramente non temeva i giudizi di Dio quella donna, perché uno che teme i giudizi di Dio, che ha timore di Dio, si guarda bene dal commettere certi falli. È chiaro che non è che, cioè, non è che non commettiamo nessun fallo, nessun errore, nessun peccato. Commettiamo qualcosa, però, cioè, i grossi peccati, peccati volontari, i grossi peccati, quelli che portano veramente tanto danno, da quelli
Chi ha timore di Dio si guarda bene. Puoi dire una parola in più, una parola in meno, fare qualcos'altro, però dal commettere dei peccati gravissimi, allora ce ne passa. Vuol dire che proprio non temono Dio quelli che compiono tali cose, perché poi Dio li giudica. Dio li giudica. Io conosco un pastore che è andato con le prostitute. E un pastore delle Adi, neanche farla apposta, e dopo si è ammalato, ma un pastore che va con le prostitute, che può pretendere pure che non gli scendano i giudizi di Dio su di lui. Infatti certe malattie sono la giusta punizione di Dio, sono la giusta punizione di Dio contro quelli che commettono la fornicazione e l'adulterio. E se questi peccati li commettono dei figlioli di Dio, anche dei pastori, ma il Dio gli manda i suoi giudizi. Il Dio gli manda i suoi giudizi e vengono colpiti. Vengono colpiti e dopo si tengono la malattia. Poi il Signore giudicherà lui cosa fare. Però stiamo attenti, noi, io dico questo affinché tutti noi dobbiamo stare attenti, perché Dio non ha riguardi personali. Se Dio punisce l'adultero, il fornicatore, cioè, non è importante che questo sia credente o non credente, cioè non è che l'adultero credente non lo colpisce il Dio, eh? O il fornicatore o l'impuro credente non lo colpisce. Il Dio manda i suoi giudizi quando e come vuole lui. È chiaro che il credente ha una possibilità in più, perché il Signore ti dà anche il tempo di ravvederti. Cioè, il credente sa che deve ravvedersi e confessare il suo peccato e impegnarsi a non commetterlo più. Quindi ad abbandonarlo. Quindi il credente ha dei vantaggi nei confronti dei non credenti, però c'è anche quando scenderanno i giudizi, se non usa bene il tempo di ravvedimento che Dio gli concede, se non lo usa bene, e i giudizi che scenderanno su di lui, che aveva conoscenza, saranno peggiori dei giudizi di coloro che invece conoscenza del peccato non ne avevano, degli increduli praticamente. Quindi bisogna stare attenti, Dio è misericordioso, certo, come anche scritto, no, in Romani, Dio è misericordioso, ma è anche giusto. Romani 9. Romani 9, dal versetto 14. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? Così non sia, poiché egli dice a Mosè: io avrò mercé di chi avrò mercé e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la scrittura dice a Faraone: appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque, egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Comunque sia, il Dio fa misericordia a chi vuole, certamente, perché anche il ravvedimento, noi abbiamo parlato di peccato, però è doveroso dire anche che il ravvedimento è Dio che lo concede. Allora, se Dio vuole avere misericordia di qualcuno, anche di un suo figliolo che si è sviato, che si è data al peccato, se Dio vuole avere misericordia, gli concede prima il ravvedimento e poi ha misericordia di lui e lo ristabilisce. Ma se Dio non vuole avere misericordia di lui, non gli concede il ravvedimento e quindi non avrà misericordia, ma i giudizi di Dio scenderanno su di lui e sarà punito severamente, se non anche in maniera terribile finale, cioè la sua anima se può essere gettata all'inferno. Quindi bisogna stare attenti, bisogna controllare sempre la propria via, come stiamo camminando, perché talvolta con una piccola angolatura sbagliata si può uscire fuori di strada, eh? Noi invece dobbiamo stare nella strada maestra, temere Dio, fuggire il male, cercare la faccia dell'Eterno di continuo. Perché Dio è misericordioso, però è anche giusto che manda i suoi giudizi e noi non dobbiamo
provocare ad ira il nostro Dio, eh? Il nostro Padre Celeste, non lo dobbiamo provocare ad ira con i nostri peccati, col nostro disprezzo delle sue parole. Non dobbiamo disprezzarlo, non dobbiamo togliergli la gloria, dobbiamo dare tutta la gloria a Dio e dobbiamo temerlo e fuggire il male. Quindi concentrarci sulla santificazione, nel mantenerci puri dal mondo. Dobbiamo stare concentrati su queste cose, perseverando nella preghiera, perseverando nello studio della parola che ci fortifica nella fede, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Quindi dobbiamo studiare la parola, perché la fede viene dall'udire la parola, dall'udire. E l'udire sia per mezzo della parola di Cristo, quindi la fede è strettamente legata allo studio della parola di Dio. Quindi dobbiamo fortificarci nella fede, fortificarci nella comunione con Dio attraverso la preghiera. E con queste cose noi stiamo attaccati a Dio. Non saremo perfetti mai, però almeno siamo attaccati a Dio. Di conseguenza saremo alla fine salvati se perseveriamo sino alla fine nel bene operare e anche nella fede. Purtroppo ci sono molti che si dichiarano credenti e cristiani che si capisce che non stanno camminando come piace al Signore. Di questi non è che noi gettiamo nessuno all'inferno, però certamente la parola dice che i ribelli saranno puniti da Dio, eh? Quindi non saranno puniti solo gli empi, ma anche coloro che si ribellano ai comandamenti di Dio che hanno conosciuto. Oppure anche per mancanza di conoscenza, che si rifiutano di conoscere i comandamenti di Dio, benché abbiano conosciuto il Dio come proprio Padre. E quindi come abbiano conosciuto il Signore Gesù Cristo come loro Signore e Salvatore. Ora vediamo, perché stiamo parlando di alcune caratteristiche di Dio, di quello che Lui ha fatto, di quello che Lui farà e di quello che fa ancora oggi. E Dio, attraverso il profeta Gioele, aveva promesso di dare lo Spirito Santo. E questa promessa ha cominciato ad adempiersi il giorno della Pentecoste. Il giorno della Pentecoste, della festa della Pentecoste, dopo che Gesù fu risuscitato dai morti. E leggiamo quindi questo primo adempimento della promessa che Dio fece del battesimo con lo Spirito Santo. Perché è bene ricordare anche questo. Capitolo 2 di Atti degli Apostoli, al primo versetto leggiamo. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. Ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano. E se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Questa fu una promessa che inizialmente fece il profeta Gioele, l'adempimento, che si adempì questo giorno, il giorno della Pentecoste. Ma questa promessa non fu fatta solo per quell'epoca e per i giudei di quel tempo. Ma come dice sempre Pietro più avanti, al versetto 39, parlando di questa promessa, Pietro dice: poiché per voi è la promessa, per i vostri figlioli, per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi questa promessa che ha iniziato ad adempiersi il giorno della Pentecoste, c'è scritto, Pietro dice che è stata
questa promessa è per voi. Quando dice per voi, sta parlando a quei giudei di quel momento a cui sta parlando Pietro. Per voi è la promessa, per i vostri figlioli, quindi anche per i discendenti di quella generazione a cui Pietro parlava. E per tutti quelli che sono lontani, quando Pietro dice per quelli che sono lontani sono i gentili, cioè quelli che non sono giudei. Quindi la promessa era rivolta anche a quelli che sono lontani, cioè i gentili. Quindi la promessa era per i gentili e per i giudei. Questo per quanto riguarda i popoli. Poi dice, per quanti il Signore, il Dio nostro, ne chiamerà. Quindi riguarda il futuro. Per quanti credenti il Dio chiamerà a salvezza, per tali sarà questa promessa. La promessa del battesimo con lo Spirito Santo, con la manifestazione delle lingue. Questa promessa potente di riempimento di Spirito Santo. E che faremo bene? Noi quindi abbiamo visto che Dio l'aveva promessa attraverso il profeta Gioele e si è adempiuta il giorno della Pentecoste e continua ad adempiersi, non è cessata. Abbiamo visto la promessa di Pietro, questo non è cessato, dobbiamo ricordarlo, dobbiamo chiederlo. Ora, sapendo che Dio adempie tutte le sue promesse, la sua parola non cade a terra, non cade a terra, e allora lo dobbiamo domandare con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro essere. Non solo questo che riguarda il battesimo con lo Spirito Santo, ma ci sono anche i doni di ministero, ci sono anche i doni spirituali, ci sono i doni che Dio ha preparato per la sua Chiesa, che Dio ha iniziato a donarli, ad adempiere le sue promesse, a donare alla Chiesa questi doni. Ebbene, continuerà a farlo. Egli non viene meno alle sue parole, alle sue promesse. E noi, conoscendo il Dio, quindi, che non viene meno alle sue promesse, dobbiamo invocare con piena fiducia il Dio e chiedendo di ricevere anche questi doni. Chiedendo di ricevere questi doni, perché è importante, è importantissimo per il servizio nella Chiesa, anche tutto questo. Poiché Dio donerà i suoi doni a chi vuole, quando vuole e come vuole. Questo lo sappiamo. Ma a noi ci è richiesto di manifestare la fede in quei passaggi biblici, domandando a Dio l'adempimento di queste promesse. Perché chi non chiede queste cose sta semplicemente mostrando di non averne bisogno e di non credere in questi passaggi. Invece, siccome noi crediamo in tutta la parola dell'Iddio vivente e vero, noi ci crediamo, e allora domandiamo anche l'adempimento di queste promesse, di questi doni potenti che Dio ha promesso ai credenti, a cominciare dal battesimo con lo Spirito Santo. Per quanto riguarda i doni di ministero, c'è un dono di ministero che può essere dato il Dio lo dona anche alle donne. Quindi vedete, anche per le sorelle che vogliono servire il Signore, c'è un ministero anche per loro, se lo vogliono servire col ministero. Se no rimane sempre il diaconato, rimangono sempre le assistenze, rimangono sempre altre cose che le sorelle possono fare. Ma c'è anche il ministero di profeta, questo lo voglio ricordare. Il profeta è colui che riceve frequentemente da Dio rivelazioni particolari. Cioè, sogni, visioni, che profetizza, che ha una parola di sapienza, una parola di conoscenza, qualcosa che riguarda il futuro, il presente, il passato, qualcosa di nascosto. E Dio queste cose le rivela ai suoi profeti. E i profeti devono riportarle come gli vengono rivelate, esattamente come gli vengono rivelate, devono riportarle alla Chiesa o alla persona interessata. Che Dio può parlargli e mandare una rivelazione per una persona specifica, no? E il profeta va e lo dice a quella persona interessata, o a tutta la Chiesa, se tutta la Chiesa è interessata.
Questo è per parlare in breve del ministero di profeta, eh. Ma anche gli altri, ci sono anche gli altri doni spirituali, ci sono anche gli altri doni di ministero che si devono domandare a Dio, di cui il maggiore è la profezia con il quale si edifica tutta la Chiesa. Ma c'è bisogno di queste cose, ma noi prima di tutto le dobbiamo desiderare ardentemente e chiedere al Signore. La Chiesa li deve chiedere al Signore con ardore, con fervore, con fede, perché il Signore li ha promessi e li distribuirà quando e come vorrà Lui. Però la Chiesa è chiamata a credere alla parola di Dio, a quello che sta scritto. E noi dobbiamo credere. Credere e domandare in preghiera. Perché talvolta, perché non riceviamo qualcosa da Dio? Perché non domandiamo, dice Giacomo. Voi non ricevete perché non domandate. In un altro punto c'è scritto, voi non ricevete, cioè non possiamo ricevere nulla dal Signore se non lo chiediamo con fede. Il Dio non dona nulla se non viene chiesto con fede. Però è vero anche che Dio dona, fa i suoi doni, distribuisce i suoi doni. Quando e come vuole lui, secondo la sua volontà, perché c'è anche questo, quindi uno può anche avere fede in Dio di ricevere guarigione anche guarigione, che adesso vedremo, parleremo anche della guarigione, di cacciare i demoni, tutte cose importanti che Dio ha fatto e che Dio può fare ancora. È importante questo, sapere quello che Dio ha fatto lo può fare ancora, no? Se noi leggiamo nelle scritture quello che Dio ha fatto, significa che lo può fare ancora e noi lo dobbiamo desiderare e domandare a Dio e operare come piace a Lui. Ora, appunto, andiamo a leggere come l'Apostolo Paolo, rimanendo sempre nel libro degli Atti, andiamo al capitolo 16. Capitolo 16. Al versetto 16. Qui Paolo andò a evangelizzare, evangelizzò una donna di nome Lidia, questa si convertì, e in quel luogo a Filippi c'erano anche degli spiriti che operavano in determinate persone. Ad esempio, in questa persona avveniva in questa maniera. Leggiamo dalle scritture, e avvenne, come andavamo al luogo di orazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguir Paolo, e noi gridava: questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni. Ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo Spirito: io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Ed esso uscì in quell'istante. Vedete? Ho voluto prendere questo passaggio, non quelli di Gesù, perché magari uno dice: ma Gesù, era Gesù che cacciava i demoni. Ho preso l'Apostolo Paolo, che era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi. Era un uomo che era di carne e ossa come noi, un uomo che ha sbagliato pure lui, sbagliava pure l'Apostolo Paolo. Qualche errore lo faceva anche lui. Ma guardate cosa è successo. Per la potenza dello Spirito Santo, Paolo si girò e cacciò quel demone che era in quella donna. Disse: io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Ed esso uscì in quell'istante. E questa è una delle prerogative che viene dato al credente, la possibilità, quella potenza sopra i demoni. Perché noi, per mezzo della fede in Dio e per la presenza dello Spirito Santo che è dentro di noi, gli spiriti immondi ci sono sottomessi. Infatti Marco,
tra i segni dei credenti c'è appunto questo. Leggendo l'ultimo capitolo del Vangelo di Marco, capitolo 16, anche qui c'è scritto 16:17. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno i demoni. Vedete, inizia subito. Quali sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto? Cos'hanno di particolare i credenti, quelli che hanno creduto? Hanno lo Spirito di Dio dentro, dimorante in loro. E quindi i demoni gli sono sottoposti. Allora, se i demoni sono sottoposti, il credente può pregare e cacciare i demoni. Nel nome di mio, dice Gesù, quindi nel nome di Gesù, cacceranno i demoni. Infatti l'Apostolo Paolo, come l'ha cacciato il demone? Nel nome di Gesù, vedete, dice nel nome, io ti comando. Nel nome di Gesù Cristo, che tu esca da costei. Ed esso uscì in quell'istante, vedete? Non uscì, non... ciò avvenne nel momento in cui Dio aveva stabilito, è chiaro, perché li seguì per molti giorni. Solo quando Dio stabilì, in qualche maniera l'ha fatto sapere a Paolo. Solo quando venne il momento giusto, ecco che stabilito da Dio, ecco che Paolo ha potuto cacciare quel demone. Però questa è una cosa che possono fare tutti i credenti, nel senso che pregano il Dio e combattono contro i demoni, perché i demoni sono sottoposti a coloro che hanno creduto. È chiaro che questi non è che tutti escono, eh? Non è che tutti escono, è perché quando i discepoli, vi ricordate, certi demoni non erano usciti perché potevano uscire solo con la preghiera e il digiuno. Quindi ci sono momenti, ci sono dei demoni che sono più difficili di altri e quindi hanno bisogno di determinate preghiere e anche di digiuni per uscire. Noi dobbiamo saperle queste cose, perché se ci troviamo a dover combattere con i demoni, dobbiamo sapere che dobbiamo come combattere contro i demoni per cacciarli via. Perché purtroppo ho seguito da lontano, nel senso che mi veniva comunicato che c'era una sorella, la mamma di un fratello che, diciamo, e purtroppo non stava bene, era coricata, ma dava segnali anche di possedere dei demoni. Allora questo fratello mi chiama e dice: ma come è possibile? Perché aveva frequentato sempre una comunità, sua mamma, no? Poi hanno chiamato il pastore, che hanno pregato su di lei, non si è smossa per niente. Cioè, dormiva, stava così nel letto, dormiva, non gli faceva effetto niente quando ha pregato il pastore. Questo fratello ha detto: mi sono messo io in ginocchio a pregare per lei e si sono agitati i demoni da tutte le parti. Vedete, innanzitutto bisogna essere veramente credenti e farlo col cuore e pregare Dio anche con fede, qui è importante la fede, anche una vita santa, altrimenti come si fa se non siamo puri, se non siamo santi? Se non ci santifichiamo noi, come facciamo a cacciare i demoni degli altri se non riusciamo a cacciare i nostri, per dire, no? Quindi dobbiamo santificarci, dobbiamo cercare la faccia di Dio, perché badate bene, verrà il momento che ci troveremo faccia a faccia con queste casistiche. Purtroppo ci sono questi indemoniati e li incontreremo, forse è qualcuno anche l'abbiamo già incontrato. Ma dobbiamo sapere che questi doni, queste cose, il Dio le ha fatte. I demoni sono usciti per la potenza dello Spirito Santo, perché Gesù disse che i demoni escono per il dito di Dio, cioè per la potenza dello Spirito Santo. Quindi, se noi preghiamo il Dio per cacciare i demoni e comandiamo loro di uscire, questi escono solamente per la potenza dello Spirito Santo, non ci sono altri modi
Non c'è l'acqua, non ci sono dei rituali particolari da fare per cacciare i demoni come fanno altre religioni. Qui è la potenza dello Spirito Santo che li caccia da dentro le persone. E noi invochiamo il Dio, e per la potenza dello Spirito Santo che magari è dentro di noi in quel momento, diamo il comando al demone. Quindi Paolo dice io, questo è importante, il credente, vedete? Se esaminiamo il comando che Paolo ha dato, dice io ti comando. Quindi il comando viene dal credente, autorità del credente verso il demone. Questa autorità chi gliela dà? Gesù Cristo, infatti, dice nel nome di Gesù Cristo, io ti comando. Per quale motivo comandi? Chi sei tu, no? Nel nome di Gesù Cristo, per l'autorità ricevuta da Gesù Cristo. Che tu esca. E che cosa si tratta il comando? Il comando riguarda che tu esca da costei. Quindi l'ordine è quello di uscire da quella persona. E il demone è uscito. Vedete? Quello che è stato, quello che Dio ha potuto fare nel passato, e leggiamo scritto nella parola, lo può fare ancora oggi e queste cose le dobbiamo ricordare, ricordare sempre perché ci troveremo a doverle affrontare, ci troveremo e noi dobbiamo reagire nella maniera positiva, biblica, come dice la scrittura. Non è che ci dobbiamo impaurire alla prima manifestazione di qualche demone, eh? Capite? Perché i demoni ci sono sottoposti, magari non esce da quella persona se noi lo invochiamo e glielo ordiniamo, può darsi se Dio ha stabilito diversamente, però non possono farci niente a noi, capite? Cioè, può non uscire, ma non è che ci possono fare del male, o ci possono aggredire, perché lo Spirito Santo abita in noi e quindi, almeno da questo punto di vista, i demoni sono legati. Però noi aspiriamo e desideriamo anche andare all'attacco, non solo difenderci. Andare all'attacco e cercare avere quella potenza, quella grazia da Dio, no? Di cacciare anche i demoni che sono nei cuori di altri, che sono nel corpo, che abitano nel corpo di altre persone. Perché dobbiamo ricevere anche questa potenza da Dio, anche questa grazia da Dio di poter compiere queste cose. Però prima di domandarle dobbiamo sapere che ci sono e che Dio le ha fatte in passato e che le farà ancora oggi e le farà anche domani, non è che è cambiato il Dio. La potenza dello Spirito Santo e quello di cacciare i demoni è ancora operante oggi, quindi pensiamo anche a queste cose, ricordiamole in preghiera e mettiamole in pratica quando ci troviamo dei casi che purtroppo ricadono su questa casistica di indemoniati. Non solo si deve parlare del fatto che Gesù libera, no? Dai demoni, ma Gesù anche guarisce e risuscita dai morti. Lo ha fatto e lo farà ancora. E questo lo leggiamo ancora nel libro degli Atti degli Apostoli, tornando indietro di qualche capitolo, andiamo a quello che fece Pietro, quello che Luca racconta di Pietro. Capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 32. Or avvenne che Pietro, andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda. E quivi trovò un uomo chiamato Enea, che già da 8 anni giaceva in un lettuccio, essendo paralitico. E Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti sana. Levati e rifatti il letto. Ed egli subito si levò. E tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Sharon lo videro e si convertirono al Signore. Qui vediamo come Pietro guarì l'infermo.
guarì questo infermo. Quindi la guarigione, noi abbiamo letto che ci sono anche i doni spirituali di guarigione. In Giacomo leggiamo che la preghiera può guarire, no? Se vede qualcuno infermo, chiamate gli anziani della chiesa, preghino essi su di lui. La sua malattia può essere guarita ungendolo d'olio. Quindi vedete, non è che solo il dono spirituale di cacciare di guarigioni, solo il dono spirituale di guarigioni può guarire dalle infermità, ma può essere anche dovuto, può avvenire anche grazie alla preghiera dei fratelli, anche la preghiera di un fratello fatto anche per se stesso. Quindi dobbiamo pregare anche per le guarigioni divine, per noi e per i nostri fratelli, per i nostri familiari, per i nostri parenti, per quelli che noi abbiamo in cuore. Dobbiamo pregare anche per queste cose, perché questo è scritto e questo dobbiamo fare, perché anche questo manifesta la fede che abbiamo in Dio. Se noi chiediamo la guarigione divina su di noi e sugli altri, stiamo credendo che Dio lo possa fare. Se noi non ci crediamo, non lo chiediamo. Quei fratelli, quella parte dei fratelli, che noi chiamiamo cessazionisti, no? Che non credono alla potenza dello Spirito Santo, alle guarigioni divine, non lo chiedono la guarigione da Dio, ma perché non ci credono? Quindi vedete, la preghiera nostra è una manifestazione di fede. In quello che noi chiediamo a Dio c'è la nostra fede. Quando noi preghiamo insieme agli altri fratelli, noi assaggiamo la fede del fratello, capite? È chiaro, se è sincero, se non è, uno si può inventare le cose fino a che il Signore non lo scopre, però di solito quando uno mente poi si scopre, non è che non c'è nulla di nascosto che non abbia ad essere scoperto. Però è questo principalmente che conta. Quando preghiamo assieme, noi è importante anche a volte pregare assieme, perché così sentiamo la forza spirituale che un fratello ha in preghiera, la sua fede anche, non solo a parole, perché uno magari conosce bene le scritture ma non prega mai. Cioè, conosce le scritture ma non prega, non sa pregare oppure prega debolmente. No, le cose devono andare assieme. Uno deve pregare con fede a Dio e deve anche conoscere le scritture, deve sviluppare tutte e due le cose, non solo una. E per sviluppare la preghiera ci vuole molto allenamento nella propria cameretta, non è che si deve pregare solamente quando ci sono fratelli, ma deve inginocchiarsi nella propria cameretta e invocare il Signore tutti i giorni. Allora poi sarà, diciamo, ben alimentato spiritualmente da poter anche far vedere la sua vita di preghiera anche nella preghiera pubblica, perché nella preghiera pubblica noi facciamo vedere quello che è la nostra vita in preghiera. Diciamo privata, quindi per incoraggiare i fratelli in preghiera pubblica insieme ad altri, dobbiamo sviluppare la nostra preghiera personale, altrimenti io ho visto dei fratelli che sono venuti qui, loro appena convertiti, Aldo non c'è, ma anche altri, Simone, che hanno iniziato a pregare con un certo timore, vergogna, timidezza, no? Ma come ho iniziato anch'io, non è, ho iniziato anch'io così, non è che sono partito, sono nato, tac, subito ero più convinto. No, anch'io sono partito timido, non avevo coraggio, mi dispiaceva, temevo di sbagliare tutto. Ma io ho questi fratelli, adesso parlando dei fratelli, cioè io li sento crescere, no? Nella preghiera, sento quella forza che cresce, che sta crescendo, e questo mi incoraggia ad andare avanti e mi consola, no? Mi fortifica. Cioè il Signore sta operando, non è che opera solo in noi, opera in tutti i fratelli, opera in tutti i fratelli. E quindi andiamo avanti, perché la strada è questa. Se i miglioramenti stanno arrivando su tutti noi, vuol dire che la strada che stiamo seguendo va bene, quindi andiamo avanti, andiamo
andiamo avanti. Andiamo avanti crescendo nella fede, pregando anche per tutte queste cose. Leggendo ancora, perché ci sono cose ancora più gloriose di queste, che dobbiamo credere, dobbiamo credere perché sono avvenute e possono avvenire ancora. Leggendo ancora da Atti 9 al 36, or in Joppe vi era una certa discepola chiamata Tabita, il che interpretato vuol dire gazzella. Costei abbondava in buone opere e faceva molte elemosine. E avvenne in quei giorni che la infermò e morì. E dopo averla lavata, la posero in una sala di sopra. E perché Lidda era vicina a Joppe, i discepoli, udito che Pietro era là, gli mandarono due uomini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro. Pietro allora, levatosi, se ne venne con loro. E come fu giunto, lo menarono nella sala di sopra. E tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva, mentre era con loro. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio e pregò. E voltatosi verso il corpo, disse: Tabita, levati. Ed ella aprì gli occhi e veduto Pietro si mise a sedere. Anche questo, anche la risurrezione di un morto, può avvenire ad opera della preghiera di un credente. Quindi non dobbiamo dimenticare neanche questa parte. Non è prerogativa esclusiva di Pietro questo, o di Gesù che ha risuscitato Lazzaro. Gesù ha detto: voi farete delle opere maggiori di quelle che mi avete veduto fare, no? Quindi Gesù ha risuscitato Lazzaro dai morti. Pietro ha risuscitato Tabita. Anche oggi ci possono essere delle risurrezioni dai morti. Quindi dobbiamo saperlo. Abbiamo letto anche qualche testimonianza, non ci sono solo queste scritte nella Bibbia, ma ce ne sono anche altre. Anche altre, io dico questo affinché la vostra fede sia scossa, sia ferma, sia cresca e che prenda coscienza, prendiate coscienza che ci può essere anche questo, perché citiamo tante cose, non nel nostro parlare abbiamo citato tante cose e a volte tralasciamo queste cose che sono la potenza dell'Iddio vivente e vero e dobbiamo ricordarle, ogni tanto dobbiamo ricordarle. E siamo qui per ricordare che Dio può guarire, liberare, salvare, abbiamo visto, nella sua misericordia, ma può anche risuscitare dai morti, come Gesù ha fatto con Lazzaro e come Pietro ha fatto con Tabita. Quindi lo dobbiamo sapere. Quindi dobbiamo sapere anche queste cose e metterle in pratica quando ci sarà. È chiaro che le cose avvengono. Tutte solamente per volontà di Dio, eh? Cioè, se Dio ha deciso che quella sorella rimanga in cielo, rimane in cielo e non risuscita. Però ci possono essere quei casi che il Dio ci chiama a dover pregare in un momento particolare per la risurrezione di un morto, e lo dobbiamo fare perché è scritto. E noi crediamo in tutta la parola dell'Iddio vivente e vero. Non è che crediamo solo alla parte dove c'è scritto che Dio salva e ha misericordia di noi, o alla predestinazione. Noi crediamo anche nelle altre parti, alla guarigione, alla liberazione da spiriti maligni, e alla risurrezione dei morti. Noi dobbiamo credere anche in queste cose. Come anche dobbiamo credere che, come abbiamo letto all'inizio, il Dio ha fatto i cieli e la terra. Ma non solo il Dio ha fatto i cieli e la terra. Il Dio farà nuovi cieli e nuova terra. E questo lo leggiamo andando a leggere qualche passaggio di Apocalisse 21, perché la terra, questa terra, i cieli si ritireranno e la terra sarà distrutta col fuoco, scomparirà, non ci sarà più questa terra.
E questa terra, i cieli, e questi cieli che noi vediamo, no? Questi cieli lasceranno il posto ad una nuova creazione, a nuovi cieli e nuova terra. E infatti in Apocalisse, Giovanni dice queste parole. Capitolo 21, primi versetti. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo dappresso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini ed egli abiterà con loro, ed essi saranno i suoi popoli. E Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido di dolore, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Vedete, il Dio farà nuovi cieli e nuova terra. Noi abbiamo creduto che Dio ha fatto questi cieli e questa terra. Ma Dio farà anche un nuovo cielo e una nuova terra. E sì, così è scritto. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. E quindi? E quelli di prima non erano più, dice, la prima terra erano passati. Il primo cielo e la prima terra erano passati, non erano più. Infatti Gesù dice, vi ricordate quelle parole di Gesù citando la sua parola? L'eternità, no, della sua parola quando ha detto i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi, mentre le parole di Gesù sono eterne, non passano, non finiscono, i cieli e la terra hanno un termine. Questo cielo che noi vediamo e questa terra avranno un termine. Avranno un termine, scompariranno, saranno ritirati. La terra sarà distrutta col fuoco, dice Pietro. Tutto sarà arso dal fuoco. E Dio farà un nuovo cielo e nuova terra, e una nuova terra. E voglio concludere questa mia esortazione a credere in Dio, in quello che ha fatto per conoscere meglio chi sia Dio, e anche per sapere che quello che è scritto che avverrà. Di certo il Dio lo farà, senza alcun dubbio. Leggiamo in Marco 10, 10 al versetto 10:27, Gesù dice: E Gesù, riguardateli, disse, agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Quindi questo dobbiamo ricordarci sempre. Mentre noi vediamo con i nostri occhi tutte le cose che per noi magari sono difficili, non riusciamo a fare, però dobbiamo anche ricordarci questo, sempre, che a Dio tutto è possibile. E queste cose gloriose che abbiamo ricordato, queste cose potenti che Dio ha fatto e che farà e che può fare ancora oggi, le fa perché tutto è possibile a Dio, non a noi. Noi non siamo carne e polvere, possiamo fare ben poco. Ma noi dobbiamo credere, questo ci è richiesto, che dobbiamo avere fiducia in tutte queste cose affinché il Dio le compia. E tutto è possibile a Dio. Nulla può fermare la mano di Dio. Non c'è nulla di troppo difficile per il Signore. È a Lui che può fare ogni cosa. Noi rendiamo tutta la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.